Nell'esercizio di questo video si chiede di calcolare la formula di Taylor centrata nell'origine, formula di Taylor al secondo ordine, della funzione f di xyz uguale xy e alla z, quindi è una funzione a tre variabili. E vi ricordo, quello che faremo è semplicemente usare la formuletta per il calcolo della formula di Taylor. La formula è la seguente. Usiamo la formula di Taylor con il resto di Peano. Abbiamo che f di x, y, z, la formula di Taylor centrata nell'origine, uguale a f calcolata nell'origine, più il gradiente di f calcolato nell'origine, più un mezzo, il prodotto scalare tra la matrice hessiana, quindi d alla seconda di f calcolata nell'origine, che moltiplica il vettore di componenti x, y, z con il vettore di componenti x, y, z, il tutto, quindi il resto, più uno piccolo di x alla seconda più y alla seconda più z alla seconda. Questa qui è la formula di Taylor di una funzione, formula di Taylor centrata nell'origine di una funzione. Quello che dobbiamo fare noi adesso è calcolarci queste quantità. Quindi iniziamo dalla prima. Abbiamo che f calcolato in 0, 0, 0. Beh, se andiamo a sostituire otteniamo 0 che moltiplica e alla 0 che fa 1, quindi 0. Poi dobbiamo calcolarci il gradiente, in seguito la matrice hessiana. Quindi adesso andiamoci a calcolare tutte le derivate fino al secondo ordine. Allora, iniziamo con la derivata rispetto alla x di f di xy. Beh, f di xy vi ricordo che è x per y per e alla z, quindi quando deriviamo rispetto di f xyz, scusate, quando deriviamo rispetto alla x, lasciamo, trattiamo la y e la z come se fossero delle costanti, quindi quello che otteniamo è y per e alla z. Questo ci porta che a calcolare la derivata rispetto alla x della derivata rispetto alla x di f, quindi di e alla z, scusate. E quindi deriviamo rispetto alla x, ma non dipende da x, quindi otteniamo 0. Poi abbiamo la derivata rispetto alla y della derivata rispetto alla x di f. Se deriviamo rispetto alla y, otteniamo e alla z. Poi abbiamo la derivata rispetto a z della derivata rispetto a x di f. Se deriviamo rispetto a z, la y è una costante, quindi la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stessa, e quindi otteniamo e elevato, y elevato y che moltiplica e alla z. Se poi facciamo la derivata rispetto a y di f di xyz, quello che otteniamo è x per e alla z. Se deriviamo rispetto a x, la derivata rispetto a y di f, otteniamo e alla z. Se deriviamo rispetto a y, derivata rispetto a y di f, otteniamo 0. Se invece deriviamo rispetto a z, derivata rispetto a y di f, otteniamo x per e alla z. E infine facciamo l'ultima derivata, derivata rispetto a z di f di x, y, z. Quello che otteniamo, la funzione era f uguale x per y per e alla z, quindi quando deriviamo rispetto alla z trattiamo la x e la y come costanti e quindi otteniamo di nuovo xy e alla z. Se deriviamo rispetto alla x la derivata rispetto alla z di f, otteniamo y per e alla z. Se deriviamo rispetto alla y derivata rispetto alla z di f, otteniamo x per e alla z. Se invece deriviamo rispetto alla z, la derivata rispetto alla z di f, otteniamo di nuovo xy per e alla z. Allora, fatti tutti questi calcoli, siamo in grado di calcolare i restanti termini. Iniziamo col gradiente calcolato nell'origine. Quindi, il gradiente calcolato nell'origine, che cos'è? È il vettore che ha come prima componente la derivata parziale rispetto a x nell'origine, ovvero 0. Come seconda componente derivata parziale rispetto a y nell'origine, che fa di nuovo 0, cioè la calcoliamo quando x, y e z sono 0, 0, 0. E come terza componente, stessa cosa, di nuovo 0, la derivata rispetto a z di... la terza componente, la derivata parziale rispetto a z della funzione f, calcolata quando sia x che y che z sono nulli. Ora,
L'altra quantità che dobbiamo calcolarci è prima la matrice stiana in 0,0, poi questo prodotto scalare e infine quest'altro prodotto scalare. Quindi cominciamo con la matrice stiana. La matrice stiana che l'abbiamo chiamata D2DF. La D2DF calcolata in x, y e z è la matrice delle derivate seconde, quindi la prima componente è la derivata seconda rispetto alla y, la matrice delle derivate seconde, sì, la derivata seconda rispetto alla x che fa 0, poi abbiamo la derivata rispetto alla y della derivata rispetto alla x, quindi abbiamo e alla z, e poi la derivata rispetto alla z della derivata rispetto alla x che faceva y volte alla z. Poi che abbiamo? Abbiamo la derivata rispetto a x della derivata rispetto a y che fa e alla z. La derivata rispetto a y della derivata rispetto a y che fa 0. E la derivata rispetto a z della derivata rispetto a y che fa x per e alla z. E poi di nuovo abbiamo la derivata rispetto a x della derivata rispetto a z, quindi y per e alla z. Poi abbiamo derivata rispetto a y della derivata rispetto a z, quindi x per e alla z. E poi la derivata rispetto a z della derivata rispetto a z, quindi abbiamo xy per e alla z. In particolare questo ci dice che la matrice stiana calcolata quando sia x che y che z sono nulli è semplicemente la seguente matrice. Il primo termine è 0, poi abbiamo 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Perché e elevato alla 0 fa 1, mentre 0 per esempio qui quando x uguale a 0 tutti questi termini qua si annullano. Quando qui tutto 0. Ok, ora dobbiamo calcolarci il prodotto scalare, il primo dei prodotti scalari, quindi il prodotto scalare tra la matrice stiana e il vettore di componenti x, y e z. Prodotto scalare con x, y e z, quindi questo qui è un prodotto matrice per vettore, non è un prodotto scalare, scusate, quindi questa qui è la matrice 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e moltiplica x, y, z. Quindi il primo elemento di questo nuovo vettore è quello che si trova moltiplicando, diciamo, la prima riga con la prima colonna, quindi il primo elemento col primo elemento che fa 0, il secondo con il secondo che fa y, il terzo con il terzo che fa 0, quindi abbiamo y. Mentre quando facciamo il secondo elemento è il primo elemento 1 che moltiplica x che fa x più 0 che moltiplica y che fa 0 più 0 che moltiplica z che fa 0, quindi è la seconda riga per la colonna. Quindi abbiamo y, qui abbiamo x e quando moltiplichiamo la terza riga per la colonna fa tutto 0. Ok, infine quello che dobbiamo calcolarci è il prodotto scalare tra D2F00 calcolato in x, y, z e il vettore x, y, z. Ora, il primo termine ce lo siamo già calcolato, quindi questo qui è il prodotto scalare tra il vettore y, x, 0 con il vettore x, y, z. Per definizione il prodotto scalare è il prodotto, no? Tra prima componente per prima componente più seconda componente per seconda componente più terza componente per terza componente. Quindi viene yx più xy più 0z, quindi viene due volte xy. E con questo abbiamo concluso perché possiamo sostituire tutto quello che abbiamo trovato nella formula di Taylor. E quindi quello che otteniamo è formula di Taylor al secondo ordine. DF ovviamente è la formula di Taylor centrata nell'origine. E quello che abbiamo ottenuto è che f di x, y, z è uguale a f calcolata in 0, 0, 0 che fa 0, più il gradiente di f calcolato nell'origine che fa di nuovo 0, più un mezzo, il prodotto scalare tra la matrice stiana che moltiplica il vettore xyz e il vettore stesso xyz che abbiamo calcolato essere 2xy, però per un mezzo che fa xy, quindi uguale a xy, e poi il tutto più uno piccolo di
diciamo, della norma del vettore xyz, quindi x quadro più y quadro più z quadro. Questa qui è la formula di Taylor, e con questo abbiamo concluso la formula di Taylor nell'origine.